Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo un piatto pieno di gusto che non ci farà sentire in colpa una volta ogni tanto e saranno le penne alla valdostana. Certo, è un primo piatto che ha un sacco di ingredienti, diciamoci la verità, un po' calorici, ma in quelle giornate un po' uggiose, freddoline, quando hai voglia di anche un comfort food gustosissimo, questo è il piatto giusto per te. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 320 g di penne, 200 g di panna da cucina, 60-70 g di parmigiano reggiano o formaggio grattugiato, non il pecorino, mi raccomando. Ci servirà una noce di burro, circa 20 g, 200 g di fontina tagliata a listarelle, 200 g di prosciutto cotto tagliato a cubetti e del prezzemolo fresco da aggiungere alla fine. L'acqua per la pasta sta per venire a bollire e allora mettiamoci subito a cucinare. Ho già messo a preriscaldare questa padella, andiamo ad aggiungere una noce di burro, alziamo pure il gas, un pochettino di olio per non far bruciare il burro, lasciamolo sciogliere bene. E nel frattempo mettete anche l'acqua per la pasta a bollire, perché vi assicuro, nell'attimo che finiamo di preparare il nostro condimento in padella, la pasta sarà pronta. Il burro è ben sciolto, è arrivato il momento di aggiungere il prosciutto cotto. Lasciamolo dorare e rosolare qualche minuto. Il nostro prosciutto è ben rosolato e è arrivato il momento di aggiungere la fontina fresca tagliata a listarelle. E anche la panna. Abbassiamo leggermente il gas e lasciamo sciogliere piano piano la fontina. Lasciamo insaporire bene 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 i tre ingredienti. Dobbiamo solamente aspettare adesso che bolla l'acqua per la pasta, cuocere la pasta e il gioco è fatto. L'acqua per la pasta sta bollendo, aggiungiamo un po' di sale. La pasta. Questa cuoce in 11 minuti. Dopo 8-9 minuti io la scolerò direttamente nel condimento e la finirò di farla cuocere, di farla insaporire e andiamo a mangiare. La sveglia è suonata e ora di scolare la pasta dentro il nostro condimento. Ok, io uso due cucchiai perché mi trovo più comoda. E inizio a girare la pasta e a ricoprirla di tutto questo buonissimo condimento. Non vedo l'ora di andare a tavola, vi dico la verità. Aggiungiamo il prezzemolo e una parte del formaggio a mantecare. Finiamo di girare, impiattiamo e andiamo tutti a tavola. Aggiungiamo ancora poco formaggio grattugiato, a piacere questo, mi raccomando. E la nostra pasta valdostana è pronta per essere gustata. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Qui c'è un profumino in cucina che non vi so dire e io vado a mangiare. Ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.